Manlio Di Stefano. Ciao Max, grazie mille, grazie. Ciao a tutti, grazie per essere qui ancora una volta, sempre più consapevoli. Ci hanno detto di tutto, gli hanno detto di tutto. Siamo riusciti nell'impresa di farci dire razzisti, comunisti, xenofobi, buonisti allo stesso tempo. La verità è soltanto una: hanno paura. Hanno paura di chi scende, dal palco del loro teatro e propone soluzioni, perché le soluzioni non hanno ideologia e come tali non sono buone per la campagna elettorale. Hanno tanta paura che continuano a dire che il Movimento 5 Stelle non abbia proposte sull'immigrazione. Pensare che il Movimento 5 Stelle è l'unico gruppo politico che le ha presentate e le ha fatte approvare in data 18 dicembre 2014. Chiariamo subito una cosa: l'immigrazione è un fenomeno socio-politico e come tale va affrontato senza tanti giri di parole. Ha delle cause precise, che sono il cambiamento climatico, che sono lo sfruttamento delle risorse dei paesi poveri da parte dei cosiddetti paesi evoluti, e soprattutto la causa principale si chiama guerra. Secondo le Nazioni Unite, l'Iraq ha causato 4 milioni di rifugiati, l'Afghanistan 3 milioni, la Libia 2 milioni e la Siria oggi ne causa altri 3. Ve lo voglio dire chiaramente: nell'Italia del Movimento 5 Stelle l'esercito sarà usato esclusivamente per difendere i confini nazionali, i cittadini italiani, e non più per esportare la morte. Oggi però dobbiamo fare i conti con l'attualità. Abbiamo circa 1 milione di persone che sogna di entrare in Europa perché scappa dalla morte, ma le risposte in Europa non sono assolutamente uniformi. Sapete quanto è il tempo medio in Europa per un richiedente asilo, ovvero il tempo che passa per capire se un immigrato è una persona che ha diritto o se deve essere respinto? 6 mesi. Sapete quanto è in Italia? 18. Ci dicono che il problema è l'emergenza. Continuano a dirci che è impossibile prevedere questi flussi, ma non è vero, è una balla. Esiste un'agenzia che vive anche grazie ai nostri finanziamenti, che fa questo per lavoro, si chiama Frontex. Ma perché non ascoltano i dati che questa agenzia ci fornisce? Perché l'Italia non si dota di un progetto di lungo termine per prevenire il problema dei flussi migratori? La risposta ce la dà, a sua insaputa, Salvatore Buzzi, che è uno dei boss di Mafia Capitale, che in un'intercettazione, lui oggi è agli arresti per associazione mafiosa, in un'intercettazione dice chiaramente che con gli immigrati si fanno più soldi che con la droga. E allora come si fanno questi soldi? Ve lo spiego io. Si crea una finta emergenza. Dico finta perché parliamo di un flusso di 200.000 immigrati a fronte di 60 milioni di italiani. È un numero che per chi segue questi lavori è gestibilissimo. Sarebbe gestibilissimo, perché in altri paesi d'Europa ne esistono parecchi di più. Con la scusa di questa finta emergenza si affidano, si stipulano dei contratti senza i controlli necessari, senza il controllo antimafia e con degli appalti diretti, a delle cooperative amiche dei partiti. Ne abbiamo sentite un paio durante Mafia Capitale, la Cascina e 29 giugno. Queste cooperative prendono 35 euro al giorno per ogni immigrato che sta nei loro centri. Soldi nostri, di noi italiani, che non vanno a quei disperati, ma vanno alle cooperative. Smettiamola con questa balla. Capite perfettamente che l'interesse della cooperativa è che l'immigrato stia più tempo possibile dentro la struttura, perché ogni giorno che passa sono 35 euro. Il politico e il faccendiere ovviamente prendono la mazzetta e lasciano l'immigrato senza documenti, che significa per noi senza legge e per lui senza la possibilità di cercare lavoro per un periodo che arriva ad oltre 2 anni. Questo porta degli enormi problemi per noi cittadini che viviamo il degrado delle nostre zone e il bivacco di queste persone che non possono cercare lavoro. Logicamente, più grandi sono questi centri, più è difficile controllarli. Ed è così che si spiegano i fenomeni folli come quello del CARA di Mineo, creato dalla Lega Nord quando Maroni era ministro dell'Interno, un centro che ospita 4.000 immigrati a fronte di 5.000 cittadini.
Vi do un'altra notizia: nell'Italia del Movimento 5 Stelle il rapporto tra richiedenti asilo e cittadini non potrà superare l'uno a mille. Per renderci conto dei numeri di questo fenomeno, vi faccio un calcolo rapido. Abbiamo detto che ogni immigrato costa 35 euro al giorno. Per 365 giorni, l'Italia nel 2014 ha ospitato 93.608 immigrati. Il risultato è 1 miliardo e 200 milioni. Avete presente questa cifra? Fa molta gola alla mafia e alla politica connivente. I partiti si danno la colpa l'un l'altro, fanno finta che sia sempre colpa di qualcun altro, ma la verità è soltanto una, sono tutti colpevoli, vi dimostro il perché. Il regolamento di Dublino, quello di cui si parla molto ultimamente, quell'accordo folle che fa sì che il paese di primo approdo debba gestire tutte le richieste, è stato firmato nel 90 dalla DC, nel 2003 dal PDL con la Lega Nord e nel 2013 dal PD di Enrico Letta. Sono tutti colpevoli. La legge che regola la gestione dei flussi in Italia, la gestione interna, è tuttora la Bossi-Fini. Una legge che rende quasi impossibile espellere un clandestino e intasa i tribunali completamente. Il Movimento 5 Stelle è entrato in Parlamento 3 anni fa e ha subito portato delle proposte, analizzando la questione, come dicevo prima, come un problema sociopolitico, che sono state approvate. Quelle proposte che abbiamo portato oggi le discute tutta Europa, e ve le voglio leggere, quelle che abbiamo già presentate e già approvate. Istituire un'agenzia internazionale per i richiedenti asilo, superare il regolamento di Dublino, istituire delle quote massime per paese e per i migranti, istituire un testo unico europeo sull'asilo, vuol dire far sì che se ti riconosco in Italia tu sei riconosciuto tale anche in Francia, mi sembra una cosa ovvia. Istituire, concordare con i paesi di provenienza e transito un piano comune di gestione dei flussi, istituire un mutuo riconoscimento, revisionare i bandi interministeriali per la gestione dei migranti, proprio quello che è successo con Mafia Capitale, avevamo anticipato di un anno il problema di Mafia Capitale, noi inesperti della politica. Trasferire a Lampedusa gli uffici dell'agenzia Frontex. Abbiamo un'isola che ha perso ogni speranza di futuro per colpa della mala gestione, quantomeno diamogli qualcosa in cambio. E facciamo un applauso ai cittadini di Lampedusa. E ultimo, ma che si allaccia a tutta la nostra gestione politica, concessione di beni e servizi per gli italiani in difficoltà per far vivere meglio il problema dei flussi migratori, perché un paese che non ha problemi di povertà accetta meglio la gestione di chi arriva da fuori, è ovvio. Oggi però siamo qui con un tema preciso, vogliamo parlare di futuro, vogliamo parlare di quella che sarà l'Italia 5 Stelle, ed è per questo che voglio farvela immaginare questa Italia, farvi immaginare come l'Italia gestirà gli immigrati, e ve lo voglio far immaginare raccontandovi due storie di immigrazione, frutto della mia fantasia, ma non tanto. La prima è la storia di Muenda. Muenda è un senegalese. Nonostante l'Italia del Movimento 5 Stelle ha fatto enormi passi avanti nella cooperazione internazionale e ha migliorato la vita nel suo paese, lui decide, giustamente, legittimamente, come facciamo anche noi, di cercare miglior futuro in Europa. Nell'Italia del Movimento 5 Stelle è possibile, scappando da un problema di povertà o di cambiamento climatico, decidere di provare a lavorare in un altro paese, in Italia. Però devi farlo dentro delle quote specifiche, come succede in America. Se oggi io voglio andare a lavorare in America, ci sono delle quote, un tot di italiani possono stare ogni anno, altrimenti ci provi il prossimo anno. Così Muenda si reca in ambasciata, fa richiesta e scopre che non c'è posto per quest'anno. La storia potrebbe finire qua. In realtà lui dice: ok, provo la via clandestina. Si imbarca su un barcone, viene intercettato dalla Marina Militare. Viene effettuato subito un controllo medico, perché è impensabile che i nostri soldati siano esposti a rischi enormi nell'accoglienza dei migranti. Viene trasferito in un centro di accoglienza dove nel giro di pochi giorni viene analizzata la sua situazione e stabilito che non è un avente diritto, viene immediatamente rimpatriato. Nell'Italia 5 Stelle non c'è spazio per chi non rispetta le regole. La seconda storia che vi voglio raccontare
è quella di una mamma, Aida, con suo figlio, Ahmed. Loro scappano da una guerra. Fortunatamente nell'Italia 5 Stelle non si vendono più armi. L'Italia 5 Stelle non partecipa più a queste finte missioni di pace. Le uniche bandiere tricolore che svettano sono quelle sui campi medici. Scappano da una guerra e vanno in Libano, dove sanno che c'è un'agenzia internazionale, come quella che abbiamo proposto noi, che verificherà la loro condizione e, accertata la loro possibilità di scappare come rifugiati, gli garantisce un trasferimento sicuro e non i barconi della morte. Viene verificata questa condizione, loro fanno richiesta di venire in Italia e arrivano in Italia. Nella nostra Italia vengono messi in dei centri da non più di 20 richiedenti asilo divisi per nazionalità per evitare conflittualità interne ai centri d'accoglienza. All'interno di questo centro, da 20 richiedenti, c'è la possibilità, spargendoli su tutto il territorio nazionale, di controllare quello che succede, onde evitare problemi come quello di Mineo, e garantire che la situazione sia tranquilla, perché anche noi vogliamo vivere in pace. Attenzione a un altro dettaglio: il migrante che arriva in Italia in una condizione come questa che vi sto raccontando è anche più collaborativo, perché sa che entro 2 mesi avrà delle risposte chiare. Ma come siamo arrivati a far sì che da 18 mesi di cui vi parlavo il tempo necessario sia 2 mesi oggi con l'Italia 5 Stelle? Perché abbiamo assunto 15.000 giovani italiani laureati che vanno a incrementare le commissioni territoriali che analizzano questi documenti, e per farlo abbiamo già la soluzione che presenteremo in Parlamento, anzi l'abbiamo depositata l'altro ieri esattamente, che prevede l'assunzione di questi giovani formati gratuitamente dalle agenzie di cooperazione internazionale come l'UNHCR, e quindi ce lo farebbe gratis, e li pagheremmo con risparmio che si ottiene dai 35 euro al giorno, che non dovremmo più pagare per il tempo che passa da 2 mesi in avanti. 15.000 giovani italiani che risolvono un problema con una semplice azione logica. Torniamo alla nostra storia. Ricevono il loro permesso di soggiorno. Perché? Perché scappano da una guerra e quindi hanno diritto. Questo cosa fa? Fa sì che Aida abbia la possibilità di cercare lavoro e integrarsi, e fa sì che il bambino possa frequentare a scuola. Vengono entrambi inseriti in un progetto culturale e con obbligo di frequenza di lingua italiana, e al bambino viene garantita l'istruzione, che è il primo metodo per crescere nella legalità e sentirsi davvero italiani. Perché vi racconto queste due storie? Vi racconto queste due storie per farvi capire una cosa: non c'è niente di irrisolvibile, non c'è niente di ingestibile. Esiste soltanto la volontà politica e la libertà di agire per la politica. La libertà di agire senza nessun mafioso che ci tira la giacchetta da dietro, ed è quello che noi oggi abbiamo. Vi racconto questa storia per dirvi che ci sono soltanto due possibilità nella nostra Italia per un migrante di raggiungere il nostro paese, due possibilità che tengono conto del diritto del migrante, ma anche del diritto di noi italiani di vivere in pace e serenamente nella nostra terra. Due possibilità che fanno sì che mafie e partiti non possano più speculare su dei disgraziati. Due possibilità che fanno sì che in Italia si possa vivere serenamente. Nell'Italia 5 Stelle non esistono clandestini, ma persone integrate. Nell'Italia 5 Stelle non esiste chi specula sulla disperazione. Nell'Italia 5 Stelle gli italiani non vivono il fenomeno migratorio come un pericolo, ma come una fonte di arricchimento. L'Italia 5 Stelle è un'Italia integrata nel rispetto delle regole, ed è l'Italia che vogliamo. Grazie. Grazie. Grazie Max. Grazie, grazie di cuore. E mi raccomando, informiamoci, perché l'ignoranza è la prima arma che hanno loro per sconfiggerci, e noi non possiamo permetterlo. Grazie. Grazie Manlio.